Giuro, non so neanche io come definirlo questo piatto. Può essere un primo, può essere un secondo, può essere un finger food, può essere un contorno, può essere un piatto unico. Riassumendo, è un piatto che va bene sempre e soprattutto quando avete voglia di qualcosa di sfizioso e goloso. Cotolette di melanzane che vengono ovviamente panate, fritte e soprattutto all'interno abbiamo la stessa farcitura delle melanzane alla parmigiana. Capito? Qui davanti a me tutte le preparazioni che mi servono per la farcitura e quindi questo passaggio lo facciamo assieme. Adesso invece ci tengo a spiegarvi come ho fatto a preparare le melanzane e come ho fatto a preparare la salsa di pomodoro. Per la salsa di pomodoro ovviamente aglio tritato, olio extravergine, lo facciamo rosolare a fiamma abbastanza bassa, non facciamolo mai bruciare mi raccomando, aggiungiamo passata di pomodoro, pizzico di sale, pepe e anche zucchero per togliere un pochettino l'acidità nel caso ci fosse, e facciamo cuocere veramente fino ad avere una salsa densa, corposa. Vedete, guardate, adesso vi faccio vedere, fa fatica a scendere dal cucchiaio. È importante che sia così, perché altrimenti se è acquosa poi il vostro ripieno sarà acquoso e non va bene. E a fine cottura, come sempre, basilico a volontà. Lasciamo raffreddare così, tranquilla. Adesso ci occupiamo delle melanzane. Magari voi credete che queste melanzane sono crude, no? Ecco, appunto no, non sono crude. In realtà ieri ho fatto questa ricetta pensando che mi venisse bene. Ho usato le melanzane crude e il risultato è stato appunto una melanzana al dente. Possiamo definirla così, non è un granché. Allora sulle Instagram Stories ho riportato questa cosa che mi era successa. Alcuni mi hanno suggerito di fare una sorta di precottura. Avevo intenzione di farla anch'io, ma mi hanno suggerito tre metodi, non uno, tre. Il primo è il microonde, quello che ho usato io, che ho preferito anche magari per l'estate, così non accendiamo né forni né piastre. Le tagliate allo spessore di un centimetro, insomma, più o meno, non troppo sottili. Li disponiamo in una pirofila di vetro, magari quella in Pyrex sarebbe perfetta, alternando con un pizzico di sale. Copriamo dopo tre strati, fate al massimo tre strati, coprite con un coperchio apposito per il microonde oppure con della pellicola adatta alla cottura in microonde e facciamo cuocere alla massima potenza per 5 minuti. Ovviamente attendete prima di togliere la pellicola che si raffreddino un po', che si intiepidiscano. In questo modo le vostre melanzane avranno spurgato anche l'acqua amara senza fare un procedimento troppo lungo. Questa qua è una gran furbata. In 5 minuti voi fate spurgare dalle melanzane quell'acqua amara che normalmente con il metodo tradizionale, con la pasta, con il sale grosso, ci impieghereste un'ora almeno. Le altre due opzioni sono queste. Magari in questo caso, se volete, potreste farle spurgare le melanzane con il metodo tradizionale, no? Che sostanzialmente significa alternare le melanzane con del sale grosso appunto in uno scolapasta e poi coprire con un piatto e con un peso sopra. Le disponiamo su una leccarda da forno oleata con carta forno, pizzico di sale sopra e le cuociamo così al naturale per circa 10-12 minuti a 200 gradi in modalità statica. Cottura invece classica in padella o sulla griglia, una padella non eccessivamente calda perché altrimenti tendono a seccarsi e dentro invece rimangono crude. In questo caso le dobbiamo cuocere ad una fiamma medio-bassa fino a quando risultino abbastanza tenere, ovviamente alla fine le salate. Ecco, il risultato comunque in tutti e tre i casi devono essere delle melanzane morbide, abbastanza, che tendono un pochino a cedere, ma non spappolose. Devono essere ancora abbastanza consistenti perché ovviamente adesso noi friggendole le faremo cuocere ancora. Le fette ovviamente devono combaciare, non è che potete usare una fetta grande e una fetta piccola per farne uno. Ripieno delle melanzane parmigiana, ci siamo detti? Quindi prendo questo splendido pomodoro, bello denso, lo dispongo così sulla fetta, mettiamo un po' di origano. So che la ricetta originale delle melanzane parmigiana non ha l'origano, però io voglio dargli quel gusto un po' alla pizzaiola, capito? Vado con un po' di provola, non mozzarella, al massimo usate la mozzarella per pizza perché altrimenti il ripieno è acquoso, un po' di formaggio grana, sul medaglione che fa da coperchio mettiamo ancora un po' di salsa, copriamo e questo qua intanto l'abbiamo fatto. Adesso procediamo così per tutti gli altri. Ci
Ci siamo spostati sotto la tettoia perché sta piovendo e c'è anche il sole, quindi la situazione è peggiore per i video e non avevo voglia di andare a casa ormai perché abbiamo tutto qua. Quindi procediamo. Adesso impaniamo, prima infariniamo, poi uovo e pan grattato. Quindi andiamo con la farina. Pressiamo anche un po' magari la melanzana, però prendiamola con delicatezza. Scuotiamone un po' di farina. Adesso uovo. Immergiamola completamente. Pane grattato. Pressiamo bene anche sui bordi, mi raccomando. Per avere una garanzia maggiore affinché il ripieno rimanga dentro, facciamo una doppia panatura, ma solo qua sul bordo, perché se la facciamo anche sopra poi veramente è troppo pesante secondo me. Fate voi, e se la volete sopra anche tranquillamente immergetela tutta, però il mio consiglio per un buon equilibrio e per sentire bene anche la melanzana e il ripieno è farla solamente qua all'esterno, proprio per questo motivo. Guardate, magari in questo caso pressiamo un po' meno, facciamo più i delicati. Cadiamo l'olio, se avete il termometro arriviamo tra i 170 e i 180 gradi, meglio più verso i 170 comunque. Se invece non l'avete, prendete uno stuzzicadenti, lo immergete nell'olio e quando ci sono delle bollicine attorno allo stuzzicadenti vuol dire che è pronto. Con delicatezza prendiamole. Io ne farei due, massimo tre alla volta. Ora le giriamo, sono belle dorate. Mi raccomando, per i primi due minuti non toccatele perché risultano abbastanza delicate. Poi, passati questi due minuti, invece c'è una crosta attorno e quindi possiamo girarle senza aver paura di romperle o comunque di bucarle, ho capito. Lo spettacolo. Vado, Oh, oh. Questo video l'abbiamo finito, io vi ringrazio come sempre per averlo visto e vi ringrazio anche perché abbiamo superato i 50.000 iscritti. Io sono onorato di aver fatto partire questa famiglia, questa community cuciniera e appassionata anche di intrattenimento, di... non lo so, un po' così, un po' per aria, no? Un po'. Aspettatevi a breve uno speciale. Adesso sto riflettendo bene a cosa fare perché non voglio essere banale, ma aspettatevelo a breve perché giustamente dobbiamo fare il video speciale 50.000. Ovviamente vi invito a fare questa ricetta meravigliosa perché veramente mangiate una melanzana alla parmigiana a panino. Come al solito, se le provate a fare, taggatemi su Instagram e su Facebook e io sono veramente un sacco felice. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua sopra per rimanere sempre aggiornati, attivate anche la campanella che così vi arrivano le notifiche. E invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per vedere la ricetta scritta. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta.